Sì, va bene. Che paradosso ho deciso di fare una cosa. Quello che ho deciso è che probabilmente la costruzione della base ultramarina e altre cose verrà rimandata in una puntata speciale. Vuole a tutti i costi completare questa serie. E la vuole completare con qualcosa di veramente pazzo, a mio giudizio. Comunque, lo sapremo più avanti. Per il momento stiamo riponendo la zona perché stiamo girando qua e stanno arrivando stronzi da tutte le parti. E visto che ci troviamo sull'acqua, i zombie non pieno fuoco, e andiamo a vedere. Poi se arrivano anche i creeper e i ragni, facciamo l'ampire. Quindi abbiamo deciso. Oggi completeremo la sessione in vetro e poi torneremo amabilmente a casa. Se tutto va bene, ci potremo dedicare. Come vedete abbiamo fatto un ottimo lavoro. Naturalmente non porteremo tutto adesso, però abbiamo le nostre scorte dietro. Quello che dobbiamo fare adesso è controllare gli ultimi dettagli della zona. Controllare che abbiamo chiuso tutte le porte, controllare che abbiamo fatto tutto. Le nostre continuazioni sospese sull'acqua vanno bene. E adesso sulla nostra torre ci cercheremo di mettere a posto alcune cose che non ci servono, tipo pozioni che abbiamo preso in mano, di aria e altre cose. E così ci potremo dedicare a prendere quel vetro che ci serve e tornarcene velocemente a casa. Ah. Si può dire che è stata un'esperienza interessante. Anche se non tutti gli obiettivi che avevamo pensato si sono potuti realizzare, nell'insieme questa gita al porto è stata buona. Abbiamo potuto ottenere quello, lì no, abbiamo potuto ottenere la parte dei propositi che ci avevamo prefissato. E si può dire che nell'insieme le cose sono andate bene. Ora possiamo tranquillamente prendere quello che ci serve e possiamo dire temporaneamente addio a questa ridente zona. Il sole sta già a tramontare, quindi dobbiamo muoverci come se avessimo un razzo infilato su un qualcuno ed essere veloci, rapidi, veloci, molto veloci. Hai capito quello che ho detto? Cerca di muoverti invece di camminare sull'acqua, perché non vedi di camminare velocemente sulla terra. Mi sono proprio chiesto, abbiamo 3 cavalli. Perché per venire qua non abbiamo preso i cavalli? Questo mi sono chiesto prima. Forse perché probabilmente non sapevamo dove parcheggiarli poi.
abbiamo. Ma perché le pecore escono sempre fuori dai recinti? Abbiamo fatto dei recinti di pietra resistenti e le pecore continuano a uscire. E vabbè. Ok, siamo tornati a casa, dove ci stanno i nostri cavallucci, che sono cresciuti, che hanno le loro belle barbature. E il nostro luogo di piacere è tornato. Da tempo che non tornavo a casa. Ok. Vediamo di sistemare un po' di carta. Ecco qua. Abbiamo messo il posto dentro. Mettiamo a posto alcuni dettagli. Ok. Si può dire che siamo in ordine. Tutto a posto. I viaggi in Nether sono andati bene. Abbiamo sufficiente materiale per campare a lungo senza doverci penare. Troppo. Allora, visto che siamo qui, ho solo l'intenzione di dare un nuovo nome al suo cagnolino. E visto che siamo in tema YouTube, anche Fabs del canale di Parliamo di Videogiochi è diventato il nostro compagno di questa serie. Visto che ci troviamo qui e visto che la nostra armatura di diamante ha seri danni, non sarebbe una cattiva idea riparare un po' le nostre risorse. È forte mignotta quanto costa. Vabbè. Ci sei. Questo è l'unicato di più. Due diamanti. Tre diamanti. Tanto vale che la facevamo nuova. Sì, però l'incantesimo lo facciamo. Vediamo un po'. Qui. Sarebbe accettabile, però è ancora carica, abbastanza. Quindi è meglio aspettare. Quello che dobbiamo fare invece sono le nostre protezioni. Mi sa che per poterlo ripararci tutto dovremmo livellare un po' di più. Direi per il momento di non ripararci l'armatura, di andare al nostro sfondo di scheletri e livellare un po'. Inoltre, mi devi mettere a corrente di cosa vuoi fare per concludere la serie di violenza. Perché questo ancora non me l'ho spiegato. Cazzo quanto costa. E secondo me più passa del tempo più costerà. Quindi mi sa che ti conviene prima di mettere a posto i pezzi che ci costano di meno. Vedo che mi è questa da sentire. E poi
magari ci costruiamo una nuova armatura e la facciamo di nuovo in paritesi, intanto tempo ci abbiamo. Penso che la soluzione migliore sia questa. Prenderci i pezzi nuovi e sostituirli. E poi quando si rovineranno anche quelli, potremo migliorarli. E vabbè, questa, cioè, visto che dovremo massacrare un sacco di scheletri, non abbiamo più livelli. Mi sa che dobbiamo aspettare. Allora, la soluzione l'ho detta qual è? Andiamo nella caverna dove sta la spuma di scheletri e ci facciamo una bellissima livellata. Probabilmente prenderemo anche un sacco di altre frecce. Con un po' di fortuna potremo potenziarci anche l'arco. Che ne pensi? Ok, mi sa che siamo pronti ad andare. Che ne pensi? Ok, andiamo. Sì, hai ragione. Visto che praticamente questo è un episodio solo di spiegazioni, non partiremo subito. Ma ci salutiamo al solito modo, sulla sua torre. Faremo passare la nottata e poi ci dirigeremo verso quello che probabilmente sarà l'ultimo